canale, benvenuti. Oggi vi ho portato con me in escursione e come vedete è in un posto mozzafiato. Stiamo compiendo con alcuni amici un'escursione in alta montagna e volevo farvi vedere un paio di coltelli che ho portato. Sul canale non l'ho ancora fatto vedere, per l'occasione oggi ho portato il Lion Steel T5, uno dei cavalli di battaglia dell'azienda Lion Steel, e ho deciso di portare questo perché è un coltello affidabile, molto affidabile, robustissimo, e però non è esageratamente grande. La lama è in Neolox, spesso 5 mm, la costruzione è con la tecnica Soli, quindi non è, diciamo che il codolo viene incastrato in questo blocco di micarta tagliato al centro, che però non si estende per tutta la larghezza, ma bensì viene fissato. È comunque una costruzione estremamente robusta. Come dicevo, acciaio inossidabile Neolox per la lama, manico in micarta verde, fodero, buon fodero in cuoio, con possibilità anche di attaccarlo nello zaino con attacchi molli. Come vedete, sia portato così, può essere attaccato con gli attacchi molli. Ho portato questo coltello, oltre a questo coltello ho portato il Victorinox, perché comunque un multiuso lo trovo sempre un'ottima scelta, quanto a per esempio la seghetta, che in questo caso è molto grande e molto molto efficace. Per un'escursione di questo tipo in alta montagna, diciamo che anche un coltello del genere potrebbe essere sufficiente. Questo qui l'ho portato più per un discorso di sicurezza, visto che qui sopra i 2000 metri non è che si trova diciamo molta legna da processare col coltello, però qualora, come nel nostro caso, si faccia un discreto dislivello, comunque si passi anche in aree boschive dove eventualmente può esserci la necessità di processare della legna, è un coltello che secondo me è un buon fisso, è sempre buona cosa averlo dietro. Come dicevo, l'ho scelto per la sua trasportabilità, il peso che non è eccessivo, quindi anche portato alla cintura non mi ha disturbato troppo durante l'escursione. È super, super tagliente, super affilato, l'ho usato anche per tagliare alimenti, e quindi col discorso dell'acciaio inossidabile anche in questo caso nessun problema. Un ottimo coltello d'escursionismo, dalla misura secondo me azzeccata, giusta, soprattutto quando si fanno camminate lunghe e percorsi con dislivello. Eccoci allora, come dicevo, per questa escursione oggi con Claudio abbiamo deciso di portare questi coltelli. Io ho portato il T5, appunto per la sua dimensione lo trovo un ottimo coltello da escursionismo, soprattutto se si programma di camminare e fare dislivelli. Un coltello più grande sarebbe stato troppo ingombrante. E come dicevo, le caratteristiche: il Neolox, 13 cm di lama, 5 mm di spessore, manico solid in micarta, fodero in cuoio con attacchi molli compatibili. Anche l'amico Claudio ha portato il suo coltello. Facciamo vedere, Claudio. Ho portato il Setbans, il D2, coltello piuttosto compatto, full tank, resistente, lo conoscete tutti, dall'idea di Daniele Dalcanto, che dal canto suo ha creato effettivamente un coltello ideale per un uso giornaliero, specialmente senza avere dietro troppo peso, quindi io mi trovo molto bene con questo coltello. Che ovviamente... spessore ha, Claudio, questo coltello? 5 mm? No, posso più. Ah, di più? No, di più. No, poi... sì, cioè, la lama era stremata. La lama era stremata, va a finire, esatto, piuttosto sottile in punta per un lavoro di precisione, specialmente se devi sfogliare o comunque tagliare. Sì. Mentre, diciamo, lo spessore della lama, essendo il full tang, è discreto, insomma, è piuttosto spesso, anche perché è un coltello molto resistente. Quindi è adatto per piccolo batone. Tu quindi hai preso la versione in D2? D2, sì. Ero curioso perché gli altri
Extrema Razio ce l'ho il classico loro N690 e stavolta ho provato il D2, è un coltello in acciaio facilmente riaffilabile sul campo e lo trovo ottimo, col fodro ovviamente dove ho sempre dietro anche l'acciarino in caso di bisogno. Festi, c'è la pietra sua ovviamente che è adatta per diciamo, recuperare un po'. Facciamolo vedere anche bene, fodero molto bello come vedete, totalmente smontabile, diciamo, assemblabile, molto bello. E polivalente, molto bello. Diciamo. Io ci ho attaccato anche un piccolo multitool. Sì, della Sog. Quindi ecco, come vedete, per l'escursione che abbiamo deciso di intraprendere oggi, abbiamo deciso di portare questi due coltelli. Qui, allora, tutto made in Italy, oggi praticamente. Sì. Quindi due aziende leader, Lionsteel e Extrema Razio, due coltelli robusti, affidabili, di dimensioni comunque ancora trasportabili e quindi molto molto versatili come sicurezza per l'escursione in montagna che abbiamo intrapreso. Che dire, da me e dall'amico Claudio oggi che ci ha accompagnati in questa bella escursione, e un saluto a tutti. Fatemi sapere come sempre sotto i commenti. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao.